le salsoiodiche. Salve, come va? Buongiorno, ben alzato. Buongiorno, ben coricata. Come andiamo? Sempre fidanzata, sempre fidanzata? Curiosone, sì. Con chi? Con un giardiniere. Ah, io non mi fidanzerei mai con un giardiniere. Perché? E se ti pianta? Fa accettare! Giorgio, Giorgio. Ciao. Giorgio. Oh, ti sei tagliato i baffi? Sì, perché? Oh, tagliarsi i baffi accorcia la vista. Cosa? Tagliarsi i baffi accorcia la vista? Ti sei guardato in uno specchio? Sì. Hai ancora visto i baffi? No. Oh, Giulio mio. No, Giulio, non scherziamo. Senti un po', ho girato tutta la nave, sono andato persino nella tua cabina a cercarti. E mai trovato? Senti, sto parlando. Ah, parli con me? Già, con chi? Signor Macario. Salve, buongiorno. Salve. Scusi, permette. Bene, alzato. Sì, lei bene sdraiato. Permetti, scusi. Questo è un mio amico, lo conosci? No, non lo conosco. Signor Longines. Piacere. Svizzero. Di che cantone? Africano, vero? No, non so, dico. Senti, ma balbetta un po'. No, solo quando parla. Oh, ma che cosa dici? Quello che dici è stupido. Lo faccio perché tu mi capisca. Senti un po' una cosa. Io ho pensato che questa sera nel salone di prima classe sarà meglio non raccontare barzellette. Sì, sì, giocare, fare qualche gioco di parola. Sai, sì, per usare un gallicismo, dei calambur. Per usare dei? Un gallicismo. Dei? Calambur. Ah, sì. Per esempio, guarda, lo sai perché le stelle ti somigliano? Perché sono comete. Come? Comete. Questo è un calambur. È buona, ma vado a raccontargliela a te. Salve! Salve! Abbiamo storielle barzellette! Barzellette? No, proprio barzellette no, ma per dirla con un gallinaccio. Con un che? Abbiamo dei camembert, dei camembert. Sapete perché le stelle sono precise a me? Sono come te che ti assomigliano? Cosa? Le stelle. Sì. Sono, sapete perché le stelle sono, sono precise? Perché? Non ridete? No. Questi non mangiano gallinacci, questi non mangiano gallinacci. Le stelle ti somigliano perché sono come... Prova a dire quest'altro che è più facile. Sì. Senti un po', lo sai perché quando Dante andava a Como diceva sempre di sì? Perché era accomodante. Ah, Como, Dante. È buona. Adesso gliela sbologno. Salve. Ah, calma. Sapete perché Dante andava a Como? A Como? Sul lago? Sul lago? Si accomodava, si scollava. Dante andava a Como perché era come assomigliava alle stelle del Como, che diceva di sì. Lei è stata a Como? No. Ah, allora niente. Lui era preciso. A chi? Non vedete? No. Lo fanno apposta. Vieni qua, prova a dire quest'altra. Guarda, lo sai perché io sono un uomo sano, forte e robusto? Perché mio padre era di Ro e mia madre di Busto, quindi io sono robusto. È forte. Adesso vado ristendo a terra. Salve! Oh, calma. Adesso vi stupefatto. Sì. Dunque, sapete perché io sono forte e sano? Padre era robusto. Tuo padre era? Robusto. No? Sì, mio padre era ben piantato. E allora? Mia madre era di busto. Era il ro, aveva il busto. No, io... mio padre... Mio padre era un vigliacco e voi non ridete neanche se piangete. Mai detto che te dico io. Sei un cretino. Al tempo. Mettiamo che su questo piroscafo ci siano solo due persone, Un furbo e un cretino. Se va via il furbo, chi rimane? Il cretino. Ciao.